Dal mio set vi voglio parlare di come sto affrontando questa situazione folle, tragica, terribile. Sto in quarantena. Come tutti, o quasi, perché poi si esce, si deve uscire, si può uscire, che poi sto virus. Piero Angela l'ha descritto come 100 volte più piccolo di un globulo rosso. Per cui mi chiedo, ste mascherine, la trama della mascherina chirurgica, quella lì che ci propinano pure a 50 euro, 10, su Amazon, per non parlare delle farmacie, è come finestre aperte alla trama e sto coronavirus che è come un cardellino che entra in queste finestre. Non si sa quale corrente di pensiero seguire, perché ci sono gli allarmisti, i complottisti, quelli per cui si può fare tutto, e quelli per cui non si può fare niente, quelli per cui questo virus è anche nell'aria e quindi che ci stiamo a fare in quarantena? Cioè stiamo in trappola, ci autoconsegniamo. Così agisce meglio. Ci vieni a trovare a casa, ma entra dalle finestre. Che, a cosa serve? Poi cantiamo pure, no? Perché Barbarella ci chiama dai suoi programmi e noi, come imbecilli, usciamo sui balconi e cantiamo nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Morti, 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 morti. I nostri vecchi, i nostri amati vecchi, anche giovani. Diciamo che è democratico, perlomeno. Sembra una predilezione, pare, per i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni. E quel genocida inglese che teorizzava l'immunità di gregge, farà ammalare il 60% della popolazione. Dite addio prematuramente ai vostri cari. Sembravamo predestinati, sembravamo vittime di chissà quale guerra batteriologica che aveva preso di mira. Noi, dopo la Cina, che ha risolto presto, dopo un mese, perché con la loro dittatura, se dicono non uscite di casa, possono pure uscire di casa. Ma se uno esce di casa, anzi uno è uscito di casa, impazzito,
dopo non so quanto, con una macchina, e ha travolto degli agenti, della polizia, ed è stato fucilato. E lì fanno presto. Hanno messo un'applicazione in ogni smartphone per localizzare le persone. E se si spostano di 30, di 20 metri, come il braccialetto per quelli che vengono messi agli arresti domiciliari, in libertà vigilata. Che parlavano a fare degli altri, quando poi ci sono questi politici sciacalli, quelli che approfittano dei morti, di questa situazione terrificante, per continuare a fare campagna elettorale e per promuovere le loro chiusure del. Stavo dicendo una parolaccia. Chiudiamo i porti, chiudiamo che cacchio, che chiudi, che questo virus è venuto in business class ferroviaria, no, con gli aerei. L'errore fatale, perché quello voleva prima chiudere, prima aprire, anzi, quando ha avuto paura che l'economia scendesse, promuoveva il Made in Italy, venite in Italia, venite, venite, venite. Poi, dopo una settimana, si è reso conto, vedeva che i contagi aumentavano, ah, poi è stato colpito l'agente della sua scorta, avete capito di chi parla, io parlo, io non lo voglio neanche nominare. E quindi a quel punto ritratta. No, no, non venite più, non deve venire nessuno, chiudete i porti, chiudiamo. Ti sei già chiuso perché ci sei stato a giocare a battaglia navale quando avevi il potere di farlo. Mi hai fatto perdere un sacco di credibilità all'Italia, di reputazione, che era già raso terra. Oh, l'anello. Vabbè. Lasciamo perdere, sì, vabbè, questo che fa un decreto al giorno, ma è insicuro, ovviamente, chi non lo sarebbe? E come dice quell'altro che ha sequestrato l'Italia per 20 anni, quell'industriale che almeno se ne intende di business e di soldi, se si blocca tutto, se si chiude tutto, non moriamo. Se non moriamo di coronavirus, moriamo di fame. Certamente non lui, che se n'è andato in Costa Azzurra dalla figlia, ma io non voglio neanche fare i nomi, perché non è elegante, tanto si capisce. Ma, lo stavo dicendo, appunto, come te giri giri, oddio, una gatta arrangiata. Come te giri giri, no, c'è modo e modo di girarsi. Quelli no, voi no, perché avete già dato saggio della vostra. Ma pure in una situazione del genere, invece di dare una mano, invece di collaborare, di far vedere
quello che avete in zucca. Niente, fanno mascherine, si elevano, urlano in Parlamento, si appiccicano. Quello che poi è venuto a Roma dopo che era stato infettato una settimana fa, il suo agente dal nord, dalla zona rossa, e tranquillamente per strada con la fidanzata per esibire la sua fidanzata 26enne, una squinzia, senza mascherina, e gli agenti l'avevano. E poi in televisione la sera, in una trasmissione di queste destrose, su Rete 4. Vabbè, non volevo citare cose precise, ma mi è scappata. E vabbè. Quando qualcuno gli ha chiesto: ma perché non aveva la mascherina, senatore? Perché io sono come tutti, a fare populismo becero. La gente non le trova, e io non le ho trovate. Ah, sì. Sono ancora condizionato dal personaggio che l'ho interpretato. Non so se rifarlo, non me va. Insomma, ragazze, volevo così farmi vedere, salutarvi e incoraggiarvi. Inventarvi pure voi qualcosa in casa, io mi metto a fare fiction. Belli sti capelli, belli capelli, questi made in China. Made in China, che la Cina, secondo me questa cosa è avvenuta. È una mia teoria. Per gli imprenditori, che ce ne sono tantissimi italiani, e non voglio dire del nord, sono imprenditori italiani, tanto si sa, che hanno aperto attività di vendita, business di e-commerce su Amazon. E ne ho visti tantissimi che per controllare la fabbrichetta in Cina prendevano l'aereo un giorno sì, un giorno pure, una volta a settimana veramente andavano in Cina, perché tanto guadagnano tantissimo, tipo si parla di centinaia di migliaia di euro al mese. E per controllare proprio singolarmente i prodotti, come procede la catena di montaggio, le cose, le cinciue, che fanno che cacchio, mi sta accadendo tutto, mi ero prima ingioiellata e mi sto depauperando. E mo chi le cerca, le trova queste cose. Vabbè, ragazzi, e io penso appunto che serve dire l'hanno portato quelli, l'hanno portato quell'altro, tanto per darsi una ragione, per darsi, non so, almeno si sa, e che morte si deve morire. Voi che fate? Ditemi le vostre cose, ditele sulle vostre pagine, tanto ormai sembra che appunto questi sistemi virtuali che prima erano anche visti come negativi, che stigmatizzavano magari le solitudini e le conclamavano proprio anche stando in mezzo agli altri, perché vedevi, perché ormai non le vedi più, queste scene di ragazzini che stanno tra di loro sugli autobus, sui treni, e non si parlano, si mandano magari messaggini su WhatsApp e stanno uno accanto all'altro.
adesso invece pare che se non ci avessimo pure sti sistemi sarebbe più dura la clausura. Comunque, ragazzi, tiriamoci su e speriamo che arrivi presto il caldo, perché col caldo si spera che la corona si detroni, questa regina della morte. Presto.